Voglio parlare al tuo cuore, come acqua fresca d'estate, far rifiorire quel buono di noi, anche se tu non lo sai. Vorrei illuminarti l'anima nel blu dei giorni tuoi più fragili, io ci sarò come una musica, come domenica di sole ed azzurro. Vorrei illuminarti l'anima nel blu dei giorni tuoi più fragili, io ci sarò. Giorni tuoi e fingere che io ci sarò. Questa barca ha un'anima, un'anima che non è quella dell'armatore che questa sera purtroppo è assente, ma quella di un grandissimo comandante che tutti conoscete, Giovanni Schiaffino, che ha la particolarità. Allora, grazie. Giovanni non è solamente un bell'uomo, ma è un grande comandante, è un uomo di grandissima umanità e questa sera ci ha voluto... Lui si è inventato questa serata, io lascerei a lui la parola, anche perché adesso vorrei poi parlare e salutare le autorità presenti questa sera, che io ringrazio, che ritireranno poi quello che è la raccolta dei fondi di questa sera. Prego, comandante. Allora, innanzitutto buonasera e grazie ancora di essere qui con noi. E, grazie. Io volevo iniziare questo piccolo discorso che durerà dalle 2 alle 3 ore, no, sto scherzando, facendo appunto gli auguri di un buon compleanno non a una persona ma a Dionea. E vi volevo raccontare un attimino anche la storia di Dionea, che ha 50 anni, dal 62, l'11 gennaio è stato varata, e faceva con... Quindi è più giovane di me. Io non volevo dirlo, vabbè. Comunque, e trasportava 320 passeggeri nel Golfo di Trieste, nel nord Adriatico, regalando sorrisi, sogni e... la gente che si pensava magari nei Caraibi, e poi dopo 7, 8, 9, 10 anni di glorioso servizio è stata abbandonata, disarmata, pronta alla demolizione ed è arrivata fino a Genova. Qui il mio armatore ha avuto appunto questo coup de foudre o colpo di fulmine e in 2 anni l'ha trasformata a uno yacht. Molti, c'erano stati anche altra gente che voleva farlo, però hanno detto no, 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 invece come penso a tutte le persone bisogna dare una seconda possibilità, persone o anche appunto barche eccetera eccetera, la Dionea ha avuto la sua seconda possibilità e si è trasformata in questo bellissimo yacht. Abbiamo deciso di fare, grazie appunto con l'assessore Augusto Sartore che abbiamo conosciuto, questo evento per dare anche nel nostro piccolo una seconda possibilità
a Brugnato di ritornare a galla, mi passi questo termine, sindaco, e quindi io volevo appunto ringraziarvi per questa vostra partecipazione. Tanti auguri Dionea, forza Brugnato e grazie ancora a Santa Margherita. Ma non se ne vada, le do del lei, come no. Fanno i miei colleghi che si danno tutti del tu, si dicono qualsiasi cosa, poi arrivano sul palco e cominciano a darsi del voi. Io vorrei invitare a questo punto l'assessore del turismo di Santa Margherita, il dottor Augusto Sartori. Buonasera. Per Santa Margherita è un onore poter festeggiare i 50 anni di una barca così, così importante, così bella. E direi che è una delle serate che vorrei che ci fossero spesso a Santa Margherita. E come dicevamo prima, una serata che associa anche, diciamo, la solidarietà o comunque delle cose importanti, perché oltre a Brugnato, purtroppo in questi giorni viviamo una situazione ancora forse più terribile, che è quella dell'Emilia, e purtroppo è un momentaccio, come si suol dire, ma da italiani ne sapremo uscire sicuramente alla grandissima. Il denaro viene consegnato e quello che si raccoglie viene consegnato direttamente nelle mani di quelli che poi sanno dove e come c'è più bisogno. Che cosa si può fare sentire, che cosa si può dare a queste persone per consolarle? Io sono rimasto chiuso nell'asilo. Mi hanno chiamato perché dalla scuola, dall'asilo c'era bisogno di aiuto. Io e un vigile del fuoco siamo usciti, perché in quel momento lì era stato il momento culminante, dove il fiume proprio ha straripato e avevamo il fiume dentro il paese, e l'asilo nido è dentro il paese. Abbiamo portato i bambini di sopra. Io non vi dico, eravamo senza telefoni, senza niente, senza comunicare, i genitori in un dolore, una disperazione unica. Un'immagine che mi è rimasta del giorno dopo, dopo tanta delusione, una donna anziana in ciabatte con una gallina in mano. Mi ha abbracciato e mi ha detto: sindaco, è l'unica cosa che mi è rimasta, una gallina. Ecco, io da qui ho trovato la forza di dire che queste persone devono essere aiutate in tutti i modi. Quindi siamo partiti con questa forza che è dentro di noi. Io ringrazio i miei concittadini perché hanno fatto di tutto per rimettere insieme un'attività commerciale e imprenditoriale notevole senza aiuto, ma non lo dico per polemica, purtroppo i tempi della burocrazia sono questi. Abbiamo qualche aiuto dato dallo Stato, non sono ancora arrivati, speriamo che arrivino. Ecco, ma come sappiamo la gente arriva prima dello Stato, il cuore della gente è sempre prima dello Stato e i singoli individui fanno lo Stato. Invito sul palco il conduttore di questa serata, io sono la madrina, tipo padrino, io sono la madrina. Allora, io sono la madrina, un uomo bellissimo, Beppe Convertini. Buonasera, buonasera, buonasera a voi tutti, buonasera Alba, sei bellissima buonasera. Anche così. Grazie. Bellissima. Grazie. Beh, io però mi vado a cambiarmi perché so che tu hai uno spettacolo bellissimo da presentare con un sacco di ospiti bellissime. Devo dire che tu hai già introdotto molto bene quello che è il tema della serata, grazie. Una serata dedicata naturalmente a chi soffre ancora, nonostante siano passati tanti mesi, appunto alle popolazioni di Brugnato. Tutto quello che verrà poi raccolto sarà devoluto, come ha anticipato Alba, a queste popolazioni che sono state appunto martoriate da un'alluvione. Questa sera avremo tantissimi ospiti, perché poi sarà una serata naturalmente all'insegna della musica, come avete potuto ascoltare, e una serata all'insegna anche delle sorprese. E io credo che voi abbiate già riconosciuto questa sorpresa, una grande sorpresa direi. Buonasera, ciao Beppe, come ciao. Stai? Bruschetta, bravo. Il postino più famoso d'Italia. Che bell'uomo, caro amico. Anche tu sei molto bello, anche in forma direi. Cosa ti sei mangiato? Un melone con tutta la scorza? Metà del buffet l'ho fatto fuori stasera. E si vede direi. È bravo lui, lo vedete a Uomini e Donne ogni tanto, che bravissimo. Sì. Uomini e Donne ti ci mando io domani, altro che. Senti Beppe, c'è della posta per te, te l'ho lasciato sulla bici. Poi se hai un po' di tempo, se mi vai a comprare un pacchetto di sigaretta a Portofino, per vabbè, favore. Ma proprio perché sei tu, Bruschetta. L'altra mattina arrivi in ufficio, bello, calmo, tranquillo, mi ferma il mio caporeparto, mi fa: senti, come mai ieri non sei venuto a lavorare? Dico: perché hanno cremato mia suocera. Fa: Madonna Santa, mi dispiace, come è morta? Durante la cremazione. Dopo un po' torna, mi fa: oh, ho detto che? Fa: ma ti rendi conto? Guarda come dorme Nicola. Dico: beh, scusa, ma tu mi svegli per dirmi una minchiata del genere? A Milano i citofoni sono una cosa vergognosa.
i nomi sono scritti in piccolissimo. Ma io già c'ho i cazzi miei. Quelle poche volte che azzecco il citofono, mi rispondono le persone più improbabili. Citofono, mi risponde una signora, mi fa chi è? Dico, buongiorno signora, sono il postino. E che vuole? Signora, guardi, faccio la verticale sul pianerottolo e me ne vado. Citofono un altro, fa chi è? Buongiorno signora, sono il postino, a che piano abita? Al primo, che fa? Sale? No signora, scendo, sto citofonando dal tetto. Citofono un altro, fa chi è? Buongiorno signora, sono il postino, gentilmente mi fa salire. Ah? Ma non è che poi sale e mi rubo la pensione? Signore, io già rubo lo stipendio. Piglio il motorino, vado, arrivo in prossimità di un semaforo, il semaforo era rosso, si affianca una signora in macchina, tira giù il finestrino e mi fa, scusi, sa, mio figlio ha vinto il concorso alle poste, per caso lei sa se stanno già assumendo? Dico, ma signora, credo di sì. Fa, oh, meno male, perché sa, sono stufa di vederlo dormire e leggere il giornale tutto il giorno. Ho detto, signore, è sicuro che non sia già in servizio? Sono cambiate le cose, voglio, voi non ci credete. Io non mi dimenticherò mai il giorno che mi hanno assunto alle poste. Mi chiama il direttore nel suo ufficio e mi fa, senti, stiamo cercando uno sveglio, veloce e con tanta voglia di lavorare. Ho detto, ok, se mi assumete vi do una mano a trovarlo. So cambiate le cose, voglio, l'altra mattina sono andato dal medico, ho detto, dottore, guardi, io ho un problema, parlo nel sonno. Lui mi fa, vabbè, ma non si preoccupi, non è grave. Dico, ho capito, ma mi dà fastidio che in ufficio tutti sentono i cazzi miei. And the sun goes down, and the sun goes down. I got so much love for you. Can you feel it now? I'm gonna give my love to you. I'm gonna give it Fermiamo pochi secondi di pubblicità e poi torneremo a Santa Margherita Ligure. Amici d'Italia, ritorniamo a Santa Margherita Ligure, tradizioni, solidarietà e tanti personaggi del mondo dello spettacolo per il Dionea 50° Party. Dimmi ancora quanto pesa. Pietra che senza peccato, ma tu perché tutto sbagliato e usami, straziami. Facevo un inferno,
scagliala tu perché hai tutto sbagliato. Ma chi è sto Pino dei Palazzi? Pino dei Palazzi è un balordo delle case popolari, no? È un tipo, mi moccia le sigarette? Oh, Morris! C'hai le siga? Mi sega, ogni tanto organizziamo con i motorini, organizziamo delle escursioni, no? Magari andiamo, non so, al lago a fare il bagno, oppure a Santa Margherita al Ligure, oppure andiamo a trovare qualche nostro amico. Oh, ragazzi, andiamo tutti a trovare Bernardo Provenzano? Partiamo, dai, ragazzi! Bastardi, mi ha staccato la pipetta. Mizzi, che ci sono le cunette qua. Yes. Oh, sei ingolfata. Minchia, ho a fare le pelle davanti agli sbirri. Gli sbirri muti. Grazie. Mizzica, l'altro giorno sono andato in una discoteca immigrata calabrese, il Catanzaro City Club si chiama. Lì ci sono quattro piste, techno, house, commerciale e revival calabrese. La revival calabrese fa così. Vittina trozza su, pranuca nudi, calabrisella mia. Poi ci sono altre quattro piste, però quelle se le fanno nei bagni gli amici di Vito. Vai! Guadagno l'uscita, ciao, vai. Grazie. Impegni anche in uscita, eh? Ah, già, impegno. Questa sera molti sponsor, ma direi più che altro molti amici, hanno voluto partecipare ai festeggiamenti per i 50 anni appunto di Dionea, e dando anche un contributo concreto. E ora speriamo appunto con questa asta alba di poter raccogliere ancora altri, allora, contributi. Prima di iniziare l'asta vorrei ringraziare i cantieri Baglietto di La Spezia per il concreto contributo che hanno offerto per questa serata. Buonasera a tutti, ciao. Beh, Cristina, bellissima come sempre. Ciao. Allora Cristina, sì. Quello che tu porti... Sì, sono i... No, c'è anche l'equipaggio, io ecco, noi vorremmo vedere tutto l'equipaggio, anzi salutiamolo e ringraziamolo, io lo ringrazio. Un grande applauso all'equipaggio del Dionea. E tutti i ragazzi dell'equipaggio. Sono straordinari. Non sapete che cosa significa Benvenuti. Stare ospite del Dionea, perché da come si mangia, la cucina, la gentilezza loro, ma i ragazzi sono tutti stradisponibili e meravigliosi, e questa sera, appunto, questi sono i giubbotti. Allora, cerchiamo di essere un po' rapidi e indolori, io non so quanti sacrifici vi posso chiedere questa sera, voi sapete che quest'asta viene fatta per raccogliere soldi e fondi per gli alluvionati. La base d'asta di questi giubbotti, Cristina, io non so se riesce a mettertelo, siamo sicuri? Certo. Io non ho tutta... Puoi levare questo e mettere questo? No. Ho chiesto. Venderemo molto di più così, allora. Vedrai che le offerte saranno molto più... Allora, base d'asta 100 euro a giubbotto, io mi auguro che riusciamo a... Allora, partiamo, io sento che questo giubbotto che ha messo Cristina ha un valore aggiunto a questo punto. Guardate che bel figone qua che abbiamo, il Johnny Depp, c'ha anche il certificato di garanzia, fai vedere il giubbotto, ecco, guardate l'effetto che fa, sembrate fighissimi dopo con questo giubbotto, l'effetto, uno si mette questo giubbotto e diventa come lui. Oltre a essere una grande protagonista della televisione italiana, perché è diventata famosissima come grande bellezza del Grande Fratello, ma è anche protagonista di un film... che è uscito il 13 aprile a cinema. Allora, è la tiratura limitatissima, c'è una bottiglia autografata dal padre di Sick, e chiaramente sì, una, Simoncelli, Paolo Simoncelli, come dire, una tiratura di bottiglie a livello simbolico, proprio per ricordare il grande campione. Non possiamo dimenticare quello che lui ha fatto in questi anni, per cui vi prego veramente di fare attenzione, avete una bottiglia unica nel mondo. Penso che c'è gente che abbia a casa qua, insomma mi sembra un ottimo oggetto da tenere in una casa in riva al mare, ma anche in una casa di città, dove uno sogna, guarda e pensa un domani di essere
a bordo della Dionea, dove vi assicuro si sta veramente bene. Buonasera. Benvenute. Grazie, che bello. Bellissimo. Credo che qua possiamo... Sono due bellissime borse di Borbonese. Come dire, facciamole vedere da vicino, che magari le signore qua sono già molto più interessate, perché sono due bellissime borse che potete regalare. Ricordatevi che lo scopo non è fare degli acquisti, ovviamente, ma lo scopo è raccogliere i fondi per gli alluvionati. Francesca Fioretti con questi occhiali fa una certa... Guardate che belli questi occhiali. E caschi voilà. In carbonio, ah, due occhiali, due caschi. Mi sento molto modella oggi. Beh, insomma, non è nulla da invidiare. Allora, questi sono caschi. Allora, caschi li usiamo tutti. Moto, macchina, sci, per qualsiasi cosa. Moto soprattutto, sono caschi bellissimi che ha messo a disposizione l'Apo, ce li ha regalati l'Apo. Colore fluo che si porta quest'estate. Colore adatto, colore che va per la maggiore, con gli occhiali, anche questi disegnati Caminati. Dalla collezione, sono quelli che aveva la fidanzata, quella bella, quella ultima allo stadio di Torino. Base d'asta a partire da 100 euro. 100 euro. Allora adesso c'è una cosa bellissima, un soggiorno da Messeghè. Sì. Per due persone. Però la base d'asta è un po' alta, è un po' però alta. Insomma, e cerchiamo di dare, diciamo, coccole, professionalità e quant'altro per far stare bene alle persone, per ricaricare le cosiddette batterie dalla vita quotidiana. E questa è la magia di Messeghè. Allora, la base d'asta per due persone, quindi le coppie che sono sedute qui. Sconticino? No, sì, un grande sconticino, possiamo anche partire da 500. Si sviluppa in una serie di orecchini e ciondoli con una serie di scorci del borgo di Portofino più importanti, dalla piazzetta al porticciolo, la calata. Siamo i leader nel mondo in tutto ciò che è l'arte e anche nell'oreficeria esprimiamo veramente i nostri valori più assoluti. Se dobbiamo fare un'asta, facciamo l'asta di mia moglie. Adesso la cerco un attimo solo. Per cortesia, avete visto da queste parti mia moglie Piera? Stupendi. Pensi se riusciamo a venderla? Se riusciamo a venderla, ma io... Quanto non posso dire cosa mi fa. Base d'asta, intanto dobbiamo trovarla. Scusate, stupendi, avete visto per caso mia moglie Piera? Siete il pubblico o siete una diapositiva? Non per farmi i casi delle persone, scusate. Allora chiamo io un attimo solo. Piero! Convertini, se ti strappo gli occhi, te li metto sul sedere e vedi tutte le cagate che hai detto questa sera, scusami. Piero! Essa non si manifesta, nonostante mia moglie Piera sia perfettamente riconoscibile dalla particolare bruttezza. È talmente brutta che sembra un sacco di farina con le ciabatte. È talmente brutto che quando ci siamo sposati il prete l'ha guardata, mi ha guardato e mi ha detto: Chiodaroli, o è ricca o sei un coglione, scusami. Sorriso dopo quando ti hanno intervistato, e tu sei così, sei una persona sorridente che pensa sempre positivo. Imparerò da te, anch'io penserò positivo, lo sto già facendo, e ti volevo ringraziare e permettimi di abbracciarti. Nei tuoi pensieri ti vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione, un particolare solo per farti guardare, e con la faccia pulita cammini per strada mangiando una mela coi libri di scuola. Ti piace studiare, non te ne devi vergognare, e quando guardi con quegli occhi grandi, forse un po' troppo sinceri, si vede quello che pensi,
quello che sogni. Ogni tanto fai pensieri strani, con una mano ti sfiori. Tu sola dentro la stanza e tutto il mondo fuori. Amici di Taglio, anche per oggi è tutto, vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che potete rivedere questa puntata di Taglio sul nostro sito all'indirizzo www.telecentroodeon.com. Io vi do l'appuntamento a lunedì prossimo, sempre alle 20, qui su Odeon TV.